Buonasera a tutte e tutti, a chi è qui con noi nell'Aula Magna del Sant'Anna e chi si è collegato, con cui ci scusiamo per qualche minuto di ritardo. Io sono Giacomo Gabuti, sono assegnista di ricerca in storia economica qui all'Istituto di Economia e oggi sono qui nel ruolo, diciamo, di conduttore, molto contento di appunto presentare un libro. Diciamo, sono due copertine, come vedete nella locandina, perché esce. È uscito da qualche settimana per Chicago University Press e è uscito adesso, forse siamo alla prima presentazione italiana, per Einaudi, libro di Clara Mattei, che appunto conclude così un lunghissimo percorso di studio di ricerca che è iniziato in primo luogo qui, quindi mi fa piacere ricordare che Clara appunto ha studiato, ha fatto il suo dottorato qui al Sant'Anna. E quindi diciamo in primo luogo bentornata e siamo contenti di ospitare qui questa presentazione italiana del tuo libro. Un motivo un po' meno istituzionale, più personale, per cui sono molto contento è che ce ne sono due in realtà. Il primo è che, come leggete nel libro, Clara dice appunto che ha iniziato a pensare questo libro qui in queste aule e leggendo un libro a cui anche io sono molto legato, che è L'economia dell'Italia fascista di Gianni Toniolo. Ed è una cosa molto interessante perché, diciamo, voi ve ne frega giustamente niente, ma posso dire lo stesso io che ho studiato cose, che studio cose molto simili a quelle di Clara, e questo nonostante sia, fosse, perché purtroppo appunto Gianni è mancato pochi giorni fa, un economista, uno storico economico che non condivideva molto nelle opinioni di Clara, nelle mie, diciamo, su quello di cui parleremo questa sera. E mi piaceva ricordarlo e ricordare che poi la grandezza degli studiosi sta nel fatto che le loro ricostruzioni permettano anche a chi ha lenti ideologiche e interpretative diverse di leggerci cose diverse. Quindi mi faceva piacere ricordarlo. Seconda nota personale, ho incontrato il lavoro di Clara nel 2018 qui, ma non a Pisa, non qui, ma in un convegno dell'Università di Pisa sugli economisti fascisti e poi in un workshop che abbiamo fatto insieme a Oxford nel 2019, quindi sono anni che ci scambiamo bozze, ne parliamo e quindi sono molto contento di vederlo in questa forma, dopo averlo visto virtualmente anche in lunghe chiacchierate su Zoom con cui siamo fatti compagnia durante i lockdown. E quindi devo ringraziare anche per un generosissimo ringraziamento che mi viene fatto nel libro che, secondo me, a me ha colpito molto trovarci il libro lo potete acquistare, nel caso vogliate, grazie all'appunto Einaudi di Pisa, vedete un banchino lì, nell'edizione appunto italiana, che reca una fascetta secondo me molto ben pensata, perché riporta, se non mi ricordo male, il giudizio di Thomas Piketty. Ecco, secondo me, leggendo il... Ciao Giovanni. Leggendo il libro di Clara, ho avuto un po' la sensazione che ho avuto, come dire, con molti capelli in più, leggendo Piketty. Perché appunto, occupandomi di queste cose, come Clara sa, abbiamo 10.000 virgole e note su cui possiamo litigare tutta la scena questa sera, ma il libro di Clara, che come scrive nelle conclusioni, diciamo, ha tre diversi ambiti in cui in qualche modo interviene. Il primo è appunto la storia economica e politica del fascismo italiano. Diciamo, è un libro che costringe a guardare a questa storia con lenti diverse, è un libro che spero, e sono anche contento in qualche modo di contribuire oggi, contribuisce a dare un'impronta al dibattito su cui in qualche modo appunto è inevitabile essere in dissenso con le note, ma che ha una tesi forte e forse nel centenario della Marcia su Roma, almeno parlando di storia economica, non mi vengono in mente altri libri che hanno avuto questa forza, questa capacità. Ieri col professor Archibugi qui si parlava di come mai non si facciano gli economisti, gli storici, gli accademici, non si pongano più le grandi domande. Questo è un libro che si pone una grande domanda e dà una risposta molto forte, molto
coraggiosa e che quindi insomma è anche, e forse ci spiega anche appunto perché ha ancora senso non mettersi a fare i paper ma mettersi a fare dei libri che danno delle tesi che costringono a essere letti, a essere discussi e ad avanzare in questo modo. Quindi appunto, dicevo, interviene su questo tema, interviene su un'altra letteratura che è quella della nascita del neoliberalismo in generale, secondo me è un contributo veramente prezioso per la storia dell'economia politica, per la storia del pensiero economico, che troppo spesso uno dei protagonisti di questo libro è Maffeo Pantaleoni, cosiddetto il principe degli economisti italiani, ed è una persona di cui leggete tantissimi contributi, tantissime analisi su di lui, come se non fosse stato il ministro delle finanze di D'Annunzio a Fiume, oggi diremmo il commissario alla spending review del primo governo Mussolini, e come se appunto il suo pensiero non si incarnasse, potesse leggere solo dalle sue opere teoriche in isolamento, da un'ampia produzione invece più panflettistica, politica, che però rivela pienamente il background, cosa pensava. Per esempio, uno leggendo le opere di Pantaleoni potrebbe dire che è uno che non si è mai occupato di distribuzione del reddito, poi se legge quello che scriveva può capire che è diverso. L'operazione secondo me è veramente preziosa, che poi lascerò spazio ovviamente ai discussant, ma che fa Clara in questo libro, è proprio svelare la natura politica dell'economia, appunto politica anche quando si chiama economics e vuole perdere quell'aggettivo, che come tutte le cose umane appunto è fatta da esseri umani che hanno una loro ideologia. Mi piace perché nell'introdurre un classico degli studi sull'economia fascista come il libro di Grifone sul capitale finanziario in Italia, Vittorio Foa, quindi scrivendo dal punto di vista di un protagonista, è uno studioso del movimento operaio italiano, diceva un po', se vogliamo, un pezzetto di questa storia, no? Cioè che diceva che la principale caratteristica del capitale monetario è la sua astrazione dal sudore del lavoro e dalla produzione, dallo sfruttamento concreto e reale, è quello di creare al movimento operaio difficoltà supplementari in quanto rende anonimo e impersonale l'avversario di classe. Dice un po' di altre cose, dice appunto: basta vedere l'enorme difficoltà che il movimento operaio ha sempre avuto ed ha tuttora quando deve contrastare una politica creditizia e monetaria che, in come in questi casi le scelte del potere si ammantino assai più che le scelte produttive, di un falso velo di necessità oggettiva, che è la storia in qualche modo che Clara cerca di svelare tanto sull'Italia fascista quanto sull'altro caso di cui forse oggi parleremo meno, ma che è cruciale, che è quello dell'imposizione di questa linea del disegno di queste teorie dentro il tesoro britannico, e quindi il primo caso di applicazione di queste teorie in Gran Bretagna, e poi la loro affermazione anche contemporaneamente nelle conferenze internazionali. E c'è ovviamente l'ambizione, la voglia, la capacità di fare un libro di storia che parla di economia politica e parla di presente, di attualità, quindi ovviamente è un libro che fin dal titolo ci vuole anche parlare di casi successivi di austerità che sono sviluppati nell'ultimo capitolo. Quindi in questo modo sono contento che in questa presentazione abbiamo messo insieme diverse persone appunto che studiano, come Bruno Settis qui alla mia destra, che è assegnista di ricerca all'Università di Bologna in storia contemporanea, quindi è uno studioso della storia italiana e anche appunto quella del fascismo. Abbiamo Giovanni Dosi, che ovviamente è docente, non serve io lo presenti qui al Sant'Anna, ma che è ovviamente grande studioso e protagonista dell'economia politica e della politica economica di questo paese, e Nicola Melloni, che è visiting qui alla scuola, che ha studiato proprio uno di questi casi, se vogliamo, che è appunto la perestroica, su cui sta facendo anche un ciclo di lezioni qui alla scuola. Mi piace appunto dire anche che è un libro che, proprio per questa, per i suoi meriti e per il suo coraggio, ha attratto grande applauso internazionale. Ho citato Piketty, che è sulla fascetta, Adam Tooze, Branko Milanovic, oggi è stato segnalato dal Financial Times, se non ho visto male dall'email,
E quindi, insomma, ribadisco che sono e penso siamo tutti molto contenti di avere Clara qui. Procederei appunto dando a Clara modo di introdurre brevemente le tesi del libro e poi procediamo con i nostri discussant. Grazie mille Giacomo, grazie mille a tutti gli altri relatori. Per me è un vero onore essere qui al Sant'Anna perché effettivamente dove ho iniziato a lavorare alla ricerca di questo libro con Giovanni Dosi come mio supervisor di tesi dottorato, che era assai critico nei miei confronti e quindi mi ha molto spinto a cercare di fare il mio meglio con conversazioni insomma che mi hanno tenuto ben attenta a cercare di argomentare bene la mia tesi, quindi gli sono molto molto grata. Sono anche molto grata e vorrei appunto dedicare anche questa nostra presentazione a Gianni Toniolo, che è effettivamente mancato poco fa e che sia per me che per Giacomo ha rappresentato veramente un grosso punto di riferimento dal punto di vista della sua scholarship. Il mio libro ha avuto origine leggendo un suo articolo e poi il suo libro sull'economia dell'Italia fascista, che è il suo classico del 1980, e ricordo di aver letto quel libro quando facevo il dottorato qui nel 2012-2013, in cui eravamo in piena ondata austera di Mario Monti dopo la crisi del debito sovrano, e mi accorsi di somiglianze abbastanza ravvicinate tra l'economia fascista degli anni 20 e le tipo di policy di austerity che aveva implementato il primo regime fascista e quello che stavamo vivendo noi come cittadini italiani. Quindi devo dire che il lavoro di Toniolo, per quanto appunto politicamente non eravamo assolutamente dalla stessa parte, lui con il suo lavoro importantissimo ha davvero dato il via, l'ispirazione a questo progetto. E quindi ci teniamo molto a ricordarlo. Bene, proprio un breve accenno a che cosa sta in questo libro. È difficilissimo presentare il proprio libro, un libro in generale, il proprio libro in particolare, perché c'è moltissimo. Questo libro è un libro che cerca di tenere assieme tesi a diversi livelli e quindi ovviamente in 10 minuti capite bene che è molto difficile riuscire a darvi il senso di tutta la complessità del ragionamento teorico e della ricostruzione storica. Quindi farò del mio meglio. Inizierei dicendo che il libro è assai attuale, siamo di nuovo in un momento storico in cui l'austerità è tornata ed è tornata fortemente a informare la nostra esistenza. È da mesi adesso che le banche centrali di tutto il mondo stanno alzando i tassi di interesse e molti governi hanno già iniziato a tagliare la spesa pubblica. Il libro è uscito il 17 novembre in inglese ed era il giorno in cui Hunt, il cancelliere dello scacchiere, ha annunciato un taglio di 55 billion di pound al budget di quest'anno, tutto in scuola e in sanità fondamentalmente, e anche qui in Italia vediamo bene che la Meloni si guarda bene dallo scuotere la confidenza dei mercati, e quindi l'idea è che ovviamente si ritornerà in un periodo di austerità. L'austerità, la tesi di questo libro è cercare, si sviluppa cercando di rispondere a una domanda: com'è che l'austerità persiste? Com'è che è così persistente a tal punto che questo libro, iniziato 10 anni fa, la ricerca, viene stampato il giorno in cui l'austerità torna in maniera ancora più forte tra noi? Bene, l'idea è che la tesi keynesiana, per cui l'austerità è semplicemente una follia, una forma di irrazionalità economica che quindi porta delle politiche economiche sbagliate, io credo sia una risposta che sminuisce l'importanza politica dell'austerità come progetto politico. Quindi l'intento qui è di ripoliticizzare l'austerità, mentre i critici, ovviamente ci sono anche
molti economisti favorevoli chiaramente all'austerità, a partire da un personaggio come Alberto Alesina con l'idea della expansionary austerity, però diciamo che i critici dell'austerità hanno preso una posizione che secondo me non è fondamentalmente soddisfacente, perché tendono a depoliticizzare l'austerità come mero strumento per fare un per to manage the economy, quindi no, per in qualche modo come si dice in italiano? Manage the economy. E la tesi di questo libro è che l'austerità non si può ridurre a mera teoria economica sbagliata, anzi, l'austerità è un pilastro portante dell'economia capitalistica in generale, ed è per questo che non è neanche riducibile ad una serie di politiche che si riducono al periodo neoliberale. L'austerità ha una storia molto più lunga, è strutturale al capitalismo e la sua origine si può collocare agli inizi del XX secolo, dopo la Prima Guerra Mondiale. Nello scoprire le sue origini si scopre la logica dell'austerità e si capisce che l'austerità ha come obiettivo fondamentale quello di stabilizzare il capitale. Il titolo in inglese che dà più l'idea è The Capital Order. L'idea qui è che il presupposto per un'economia capitalistica, ciò che garantisce la crescita economica all'interno di una società di economia di mercato capitalistica, è una specifica relazione sociale, la relazione sociale di produzione, per cui la maggioranza di noi è costretta a vendere la propria forza lavoro in cambio di un salario. Questo capitale, intesa come moneta, come merce da investire per ottenere maggiore profitto rispetto a quello che originariamente si era investito, presuppone il capitale come relazione sociale. Ci sono dei momenti storici in cui questo capitale come relazione sociale è scosso, non è più dato per scontato. Quindi, mentre credo sia vero ancora oggi che in questo momento storico molte persone stanno mettendo in discussione la relazione sociale fondamentale per cui tutti noi ci troviamo costretti a andare a lavorare per un salario anche molto basso e in condizioni precarie, questo scuotere del capitale come relazione sociale fu particolarmente forte dopo la Prima Guerra Mondiale. Ed è per questo che l'austerity, come la descrive in questo libro, ebbe come origine proprio gli anni 20, in cui gli esperti tecnocrati al potere e i primi esponenti del paradigma neoclassico, che è ancora quello che noi tutti i ragazzi, noi scholar di economia studiamo, questi esponenti del paradigma neoclassico che stava emergendo in quegli anni, si diedero da fare per implementare l'austerità in modo da impedire qualsiasi alternativa al capitalismo di svilupparsi. Quindi la tesi qua è di dire: l'austerità certo non necessariamente raggiunge i suoi scopi promessi di ridurre il deficit e di incrementare la crescita economica. Quello che però riesce a raggiungere è qualcosa di molto più fondamentale per l'economia capitalistica, che è la capacità di silenziare qualsiasi alternativa al sistema economico vigente. Quindi, destabilizzando l'economia, si stabilizzano i rapporti di classe, che sono quelli che sono effettivamente alla base della possibilità stessa per la nostra economia di continuare ad esistere, per la crescita economica, i profitti, per effettivamente garantire la loro sopravvivenza. Quindi questa è la tesi: austerità come elemento fondante dell'economia capitalistica stessa, con una storia molto più lunga rispetto al neoliberismo degli anni Ottanta, un'austerità che non è riducibile a errori di policy, perché l'austerità nel produrre una recessione, come stiamo vedendo in questi giorni, quindi in questi giorni vedremo effettivamente
si sta già vedendo come la deflazione monetaria, che è un elemento importantissimo dell'austerità, l'incremento dei tassi di interesse che vediamo oggi, hanno come risultato ovviamente quello di produrre una recessione economica, ma questa recessione economica è fondamentale per legare le mani alla classe lavoratrice che in determinati momenti storici si ribella alla capitale come relazione sociale dominante che in qualche modo noi diamo per scontato. Ed è per questo che il libro si sviluppa in due parti. La prima parte del libro è focalizzata sulla crisi del capitalismo dopo la Prima Guerra Mondiale. Ho fatto moltissima ricerca di archivio, quindi è un libro che si basa fondamentalmente su ricerche di prima mano, di archivi in Inghilterra e in Italia specialmente. È un libro che compara la realtà italiana e la realtà inglese, e dirò tra un minuto perché, ma la prima parte del libro mostra attraverso appunto questo materiale di prima mano come il capitalismo alla fine della Prima Guerra Mondiale fosse in una crisi esistenziale profonda, tant'è che nessuno si sarebbe più aspettato che il sistema sarebbe sopravvissuto per più di qualche anno. Questo è Luigi Einaudi che scrive nel 19: sembrava che bastasse un colpo di spalla per buttare a terra il cosiddetto regime capitalistico. Il regno dell'uguaglianza pareva prossimo ad attuarsi. Questo è uno Shop Stewards in Gran Bretagna. L'ordine industriale che prima della guerra sembrava destinato a durare per sempre sta ora vacillando in ogni paese del mondo. Questo anche del 19. La prima parte del libro ricostruisce tutte queste esperimenti post-capitalistici che furono prodotti dopo la Prima Guerra Mondiale in una varietà di radicalizzazione, da progetti ricostruzionisti che mettevano le riforme politiche prima delle priorità economiche, quindi con dei grossi avanzamenti del welfare state. Infatti il welfare è nato dopo la Prima Guerra Mondiale, fino a degli esperimenti più radicali come quelli delle gilde britanniche o addirittura i consigli di fabbrica in Italia, con esempio principe quello dell'Ordine Nuovo e del contributo di Palmiro Togliatti e Antonio Gramsci. In questi primi quattro capitoli del libro mostro come diverse pratiche economiche che rivendicavano in primo luogo la democrazia economica, quindi l'idea che non ci potesse essere democrazia politica senza democrazia economica, furono molto molto diffusi, molto di più di quanto gli storici oggi raccontino, e questi furono diffusi non soltanto nell'est Europa, dove effettivamente era in corso una rivoluzione, ma al cuore del capitalismo stesso occidentale, in Inghilterra e in Italia. Non mi dilungo, ma quello che vorrei dire che la prima parte del libro per me sta un po' in piedi da sola, nel senso che cerca di fare, riguardando al passato, non con gli occhi del presente, in cui ovviamente sappiamo che questi esperimenti non ebbero certa vita lunga, ma con gli occhi di coloro che vivevano il momento storico, voglio cercare di raccontare come ci fu un momento in cui si produsse teoria economica differente perché c'erano pratiche economiche differenti. Quindi questa idea di prassi gramsciana, l'idea che ci si sperimentava con idee effettivamente di collettivizzazione delle risorse e di auto-organizzazione della produzione sia a livello industriale che nelle campagne, con l'occupazione delle terre e i consigli anche dei contadini, fu una realtà effettivamente che secondo me può essere molto utile oggi, quando immaginiamo sempre soltanto l'alternativa all'austerity come una forma di statalismo dall'alto. Ebbene, tutti i progetti post-capitalistici del biennio rosso, dal 18 al 20, erano progetti fondamentalmente antistatalisti. Certo, c'erano anche dei progetti statalisti, ma quelli antistatalisti secondo me erano anche dei progetti in cui si rivalutava l'idea di orizzontalità dei rapporti di produzione, che sono molto utili al presente.
Passo brevemente a dire qualcosa della seconda parte del libro. La seconda parte del libro racconta la reazione a queste richieste di cambiamento radicale della nostra società, e la reazione prese la forma di austerità. L'austerità come qualcosa di complesso, come qualcosa che era innanzitutto una trinità economica, trinità nel senso che non era meramente taglia la spesa pubblica come noi riduciamo l'austerità adesso, ma era politica fiscale, quindi riduzione alla spesa pubblica, specialmente del welfare, insieme a tassazione regressiva, okay? Quindi taglio alle tasse alle fasce più ricche e incremento per esempio della tassazione ai consumi. Questa austerità fiscale si combinava con l'austerità monetaria, quindi incremento dei tassi di interesse, e industriale, intesa come diretto attacco al lavoro organizzato, soprattutto privatizzazioni, che quindi in qualche modo incrementavano la dipendenza dal mercato di intere fasce della popolazione. Quindi l'idea è che questa austerità come trinità di politiche fossero tutte misure che avevano come obiettivo quello di spostare le risorse dai molti, che in quel periodo lì richiedevano qualcosa di più rispetto all'economia di mercato capitalistica, ai pochi. E questo strutturale spostamento di risorse dai molti ai pochi era basato e giustificato con delle teorie economiche che si presentavano come teorie economiche pure, oggettive e neutrali, ed è questo che Giacomo ha già menzionato. Quindi l'austerità di nuovo come connubio di politiche che però avevano la forza che avevano grazie a teorie che le giustificavano come l'unica necessità possibile e le politiche che avrebbero garantito l'unico e il migliore mondo possibile, che era il mondo capitalistico. Quindi il discorso si dipana da due conferenze internazionali, poi vado a vedere cosa succede in Italia sotto il regime fascista di Mussolini negli anni 20 e in Inghilterra, la culla del capitalismo liberale democratico. E per chiudere vorrei passare qualche minuto a spiegare il motivo per cui mi sono focalizzata sull'Inghilterra e l'Italia. E quello che emerge è che è una provocazione anche per noi contemporanei, che è quello che se uno guarda cosa accadeva sotto il regime fascista negli anni 20 nel nostro paese e quello che accadeva in Inghilterra negli anni 20 grazie alle politiche capeggiate dalla Bank of England e dal British Treasury, quello che uno vede è che effettivamente non c'era molta differenza rispetto al tipo di trattamento che i cittadini dei propri paesi doveva subire, nel senso che l'austerità venne applicata in maniera estremamente simile in un contesto liberale e in un contesto fascista. Mentre nel contesto fascista Mussolini era capace di utilizzare direttamente la forza dello Stato per reprimere i salari attraverso delle leggi, per mettere fuori leggi i sindacati e impedire gli scioperi e privatizzare, la prima campagna di privatizzazione più grossa in Occidente fu attuata da Mussolini tra il 22 e il 25, mentre Mussolini utilizzava direttamente la coercizione politica dello Stato per implementare austerity, i suoi colleghi, scusa, e vorrei aggiungere che Mussolini non era Mussolini in realtà, ma era De Stefani, personaggio che Giacomo Gabbuti qua vicino a me ha studiato in profondità, De Stefani, Alberto De Stefani, ministro delle finanze del tesoro di Mussolini, che era un economista puro e si circondò di altri economisti puri, quali Maffeo Pantaleoni, non per molti anni perché Maffeo Pantaleoni morì ben presto, ma il punto è che Mussolini operò grazie agli esperti economici che stavano promulgando un modello che finalmente riusciva, come disse Umberto Ricci, liberale che lavorò con Mussolini per implementare l'austerità, potesse domare gli uomini. Abbiamo questo modello qua, austerità coercitiva politica di Mussolini, attorniato dagli esperti economici che per la prima volta videro la possibilità di implementare i propri modelli direttamente senza nessuna opposizione democratica. D'altro canto
quello che cade in Inghilterra, culla del liberalismo democratico, in cui la Banca Centrale Inglese e il Tesoro Britannico, attraverso la violenza della macroeconomia, attraverso l'utilizzo dei tassi di interesse e l'incremento dei tassi di interesse, indussero una crisi economica profonda che portò alla disoccupazione fino al 17% per la forza del lavoro assicurata, insured, nel senso che è la forza lavoro che poteva niente contare perché era assicurata dal punto di vista medico, e questa forte disoccupazione ovviamente legò le mani dei lavoratori, che da un momento all'altro effettivamente videro la loro forza contrattuale decimarsi. Questo vorrei leggere una quote di G.D.H. Cole, che era all'epoca socialista guildista intellettuale che portava avanti tutto il movimento delle gilde che io racconto nel libro, e lui osserva quello che accade nel 22 dopo che la Banca d'Inghilterra alzò i tassi di interesse al 7%, di nuovo reminiscenze col ci portano al presente. Lui dice: la grande offensiva delle classi lavoratrici era stata bloccata con successo, e il capitalismo inglese, pur funestato da difficoltà economiche, si sentiva nuovamente saldo in sella e in grado di sventare sul piano industriale e politico qualsiasi tentativo che il mondo del lavoro potesse fare per sloggiarlo. Quindi, ancora una volta, l'austerità come scelta politica molto razionale, se si considera il fatto che aveva come obiettivo principale quello di stabilizzare i rapporti di classe per far sì che la maggioranza dei cittadini dovesse necessariamente acconsentire al vendere la propria forza lavoro il ritorno di un salario. Quindi questo parallelismo fascismo-liberalismo, secondo me alquanto inquietante, punta a sottolineare l'autoritarismo intrinseco delle politiche di austerity e di questi modelli che teoricamente apolitici invece giustificavano questo spostamento di risorse, mettendo al centro non più il lavoratore ma il risparmiatore creditore virtuoso, no? Quelli che riuscivano ad astenersi, no? La nuova figura di chi porta avanti la macchina economica è ora l'imprenditore e risparmiatore, non certo più il lavoratore. Ebbene, concludendo, vorrei anche dire che non è solo il parallelismo tra il liberalismo e il fascismo che emerge dal mio libro, ma anche come tutta l'elite liberale, sia nazionale che internazionale, fu fondamentale per garantire alla dittatura di Mussolini di stabilizzarsi e di diventare effettivamente regime. Quindi ho l'intero capitolo 8 che raccoglie tramite archivio di nuovo fonti che non sono state ancora pubblicate da nessuno, a mio avviso, ma ho guardato parecchio, e che dimostrano quanto effettivamente tutto l'establishment liberale non vedesse l'ora di trovare l'uomo giusto al momento giusto per opprimere i lavoratori. E qua vorrei concludere con la citazione di Montagu Norman e poi passo la parola ai miei. Vorrei leggervi però questa lettera che ho trovato nella Bank of England, che è Montagu Norman, all'epoca al capo della Banca d'Inghilterra, governatore della Banca d'Inghilterra, che scrive a Jack Morgan della Morgan Chase, che erano grossi sostenitori di Mussolini. E Montagu Norman, che ovviamente consapevole delle torture, degli omicidi politici, della completa soppressione di libertà politica e di stampa che sta accadendo in Italia negli anni venti, scrive: il fascismo ha sicuramente portato ordine nel caos degli ultimi anni. Qualcosa del genere era senza dubbio necessario per evitare che il pendolo oscillasse troppo nella direzione opposta. Il duce era l'uomo giusto nel momento critico. Quindi, come Montagu Norman, ci sono moltissime altre testimonianze di molti che noi ancora oggi definiamo antifascisti, come per esempio Luigi Einaudi, che negli anni venti non avevano timore a sostenere la dittatura di Mussolini. Queste sono alcune osservazioni, ma poi magari abbiamo tempo di approfondire dopo. Grazie mille. Grazie mille Clara, procederei nell'ordine con cui li ho presentati, quindi passo la parola a Bruno Settis. Grazie, si sente bene? Benissimo, grazie. Allora, che è un libro importante, che, con una tesi coraggiosa, è stato già detto, ma lo ripeto, e lo ripeto anche per ringraziarvi tutti, e Giacomo e Clara per primi, per avermi coinvolto in questa discussione.
Si tratta, come dicevo, di, una, di un libro che lascerà certamente il segno e che ha al suo, al suo centro un'importante e fondata, a mio parere, intuizione, quella della, di una continuità nella storia dell'austerità che ha che si basa sulla che ha al suo centro insomma la questione della depoliticizzazione delle scelte economiche e della, della sottrazione alla democrazia, al controllo democratico, alla sia al controllo democratico tradizionale, parlamentare, che poi al controllo democratico dal basso, delle scelte economiche. Come si esprime più precisamente l'autrice, scusate, questa depoliticizzazione dell'economico era più precisamente il ristabilire una divisione netta tra la politica e l'economia, dopo che la turbolenza della guerra l'avevano abbattuto, questa divisione netta. E anche, parlarne in termini di austerità è anche un chiaro esempio di quello che è stato richiamato prima Vittorio Foa, si potrebbe chiamare un esempio di domande di oggi rivolte al primo Novecento. Vittorio Foa scrisse questo libro bellissimo, Gerusalemme rimandata, domande di oggi agli inglesi del primo Novecento, che riguardava per l'appunto questo, insomma, lo stesso frangente di cui stiamo parlando adesso, il movimento, in particolare il movimento dei shop stewards all'indomani della prima guerra mondiale. Questa intuizione fondata, ovvero una domanda cominciata nel 2012 e poi arricchitasi attraverso ricerca d'archivio, confronto con la storiografia e indagini di diverso tipo. Questa è importante anche nella misura in cui uno permette di inserirsi in una più complessiva rete di analisi delle interdipendenze, cioè di come gli eventi dei diversi paesi sono sì storie nazionali ma si influenzano anche a vicenda. In questo tra Italia e Inghilterra non c'è solo non sono solo parallele, ma ci sono anche degli incroci e delle influenze. La lettera di Norman e ovviamente insomma, l'importanza della benedizione per queste cose dei grandi banchieri inglesi è cruciale. In questo analisi delle interdipendenze penso che si può dire che ci si inserisca grosso modo in quella prospettiva del termidoro globale di cui ha parlato Tooze nel libro sul Deluge, in cui l'avanzata delle domande sociali e delle proposte di conflitto sociale, se non rivoluzionario, e poi il loro appassimento rapido corrisponde anche a un ciclo globale di inflazione e deflazione. Quindi ecco, interdipendenze da una parte, in un ciclo determinato persistente primato finanziario globale della Gran Bretagna, ma che comincia a competere e a cedere il passo sempre più visibilmente a quello statunitense, e quindi a sentirsi in crisi anche per questo, per quanto riguarda gli inglesi. In secondo luogo apre una possibilità di comparazioni tra un paese che vive una crisi dello Stato, la cosiddetta crisi dello Stato liberale, come ha chiamata la storiografia, e si avviano poi processi di presa del potere in cui entra in gioco l'attacco diretto, l'occupazione delle istituzioni attraverso la violenza da una parte, con invece quello che succede in Inghilterra, dove non c'è la crisi dello Stato liberale, si sente minacciato ma poi riesce a vincere usando quelle che sono le sue armi più o meno tradizionali. Non vi è quel salto di qualità che vi è in Italia. Sappiamo che il salto di qualità per quanto riguarda l'Italia è forse meno abrupto nell'ottobre del 22 di quanto l'enfasi sulla marcia su Roma ci farebbe credere. Si tratta di processi più lunghi la stessa marcia su Roma è in parte anche una ostentazione di muscoli, ma quello che succede dietro le quinte è più importante. Ma ecco, sicuramente da una parte abbiamo una crisi dello Stato che accetta il fascismo e lo accoglie come campione, come la persona meglio in grado di portare soluzioni autoritarie, ma
attraverso l'occupazione anche violenta delle istituzioni, dall'altra parte non succede nulla del genere ovviamente. Quindi è possibile comparare questi due casi apparentemente divaricati anche attraverso questo, insomma, sul piano di cui stiamo parlando. Si tratta di comparazioni che sarebbero state impensabili fino al 1975, direi, cioè fino al libro La rifondazione d'Europa borghese, Recasting Bourgeois Europe di Charles Mayer, un libro che in quel caso comparava Italia con Germania, la Germania degli anni 20, quindi prima del nazismo, cui mai sostanzialmente non arriva, e Francia. Adam Tooze, in una conversazione di una decina d'anni fa, apparsa al giornale contemporaneo, avrebbe disse che la storia di Mayer dovrebbe essere riscritta includendo l'Inghilterra, cosa che è probabilmente una delle cose d'origine di Deluge. E dalla menzione di Charles Mayer, un grandissimo storico politico e storico dell'economia politica, traiamo appunto possibilità di comparazione tra il percorso di paesi autoritari, il percorso dell'Italia fascista, con quella di paesi liberali, liberal-democratici, anche democrazie avanzate, seppur in crisi strutturale come quella di Weimar, e in questo caso l'Inghilterra. L'indagine di Mayer, volevo solo rilevare che aveva al centro la nozione di corporatismo, ben diverso ovviamente da quella di corporativismo, ovvero la contrattazione sociale, politica, tra interessi organizzati, che si svolgeva anche e soprattutto al di fuori dei parlamenti, come quella in cui Mayer vedeva un tratto caratterizzante la stabilizzazione dell'Europa borghese postbellica nel corso degli anni 20. Per questo, e qui comincio con la prima annotazione un po' professorale, in senso deteriore, mi stupisce non vedere mai Charles Mayer citato in tutto il libro. No, dove... Lo cito. Ma insomma, cito come? Secondo me andrebbe... citato di più, lo cito anche alla fine. Insomma, parlo di nessuna cosa. La questione del corporatismo però non è approfonditamente affrontata. La questione degli interessi organizzati, che non è solo l'organized labor, ma si tratta di una divaricazione tra l'organized labor che sta a certe regole del gioco e quello che non ci sta, e anche per quanto riguarda gli interessi organizzati nel mondo capitalistico, cioè nel senso dei capitalisti in senso stretto, degli industriali, come essi giocano a diversi giochi contemporaneamente. E quindi ero curioso di sapere in che modo si intreccia questo. Quello di Charles Mayer è un libro di 600 pagine, tutto sul corporatismo, non ne volevo aggiungere altre 600 qua, ma la domanda mi sembra che rimanga. Ecco, tutte queste sono domande, la domanda sulla depoliticizzazione dell'economia, nel senso che tratteggiavo prima, si tratta di domande che penso si possa dire che la storiografia più recente ha spesso rimosso, facendosi in ciò, oserei dire, anche quasi complice di una sorta di naturalizzazione all'indietro, una naturalizzazione rivolta al passato, che vede il modo in cui quelle crisi sono state risolte come più o meno l'unico possibile, o se no le soluzioni si sarebbe dovute comunque muovere all'interno di binari più o meno familiari. E anche questo mi sembra che giustifichi il ricorso da parte di Clara a una storiografia classica, ovvero a utilizzare molti classici libri di Paolo Spriano per quanto riguarda l'interpretazione del Biennio Rosso, in particolare a Torino. Ecco, detto queste cose sul lato di ciò che penso che siano gli aspetti più preziosi del volume e che sono istruttivi per tutti e non solo per gli storici del fascismo, vorrei aggiungere un paio di domande. Ah no, scusate, un'altra cosa che stavo dimenticando è la questione dell'interdipendenza, si apre anche una questione del dialogo sovranazionale internazionale, che è molto importante, che è spesso sottovalutata nella storiografia del fascismo e che invece si vede bene nei capitoli sulle conferenze di Bruxelles e nella conferenza di Genova. In questo ci si collega a questa operazione di depoliticizzazione non avviene solo a livello nazionale, solo a livello di naturalizzazione, ma anche a livello di cercare di portare certe cose fuori dalla controllabilità che anche a livello nazionale. In questo ci si collega a una prospettiva come quella di Quinn Slobodian sulla storia del neoliberismo, che infatti è citato in conclusione. Ecco, vengo poi alle domande. Un paio di questioni di carattere metodologico che si intrecciano anche con quelle fattuali e con alcuni specifici. Ecco,
vorrei chiedere a Clara quali delle parole centrali della sua analisi sono parole degli attori storici e quali sono anche nostre, perché austerità, in realtà si potrebbe dire anche di capitalismo, che non c'è nel titolo ma ricorre nel libro, ma credo sia più interessante dirlo per la parola austerità. Il libro mostra molto bene come essa si componga di una trinità di politiche tra loro spesso alleate ma anche divergenti, e c'è uno schema che nel suo, per l'appunto, schematismo è proprio separato dal testo, ma è molto utile su come esse si influenzano e concatenano. Ecco, la trinità di austerità fiscale, monetaria e industriale che si è detta. Ma ecco, austerità in che misura era usata da questi e in che misura è, come noi lo rileggiamo, avendo sentito parlare di austerità negli ultimi, ossessivamente negli ultimi 11 anni, ma più ampiamente, insomma, in modo intenso dalla crisi del 73 in poi. Ecco, mi sembra che questo sia una presa di distanza dal lessico, dal lessico dei protagonisti, per guardarlo con più precisione, che potrebbe essere interessante. A livello minore, questo si può dire anche per la categoria di praxis, no? Che si dice per caratterizzare la concezione dell'ordine nuovo, perché gli si dà molto rilievo, però più in genere a me verrebbe da dire che la parola praxis è meno importante in questa fase, almeno non si può proiettare su di essa l'importanza che sarà nei quaderni del carcere. Secondo alcuni studiosi gramsciani, addirittura quando Gramsci comincia a parlare di filosofia della prassi, non subito ma a un certo punto durante la stesura dei quaderni, esprime un suo allontanamento dal marxismo e dal materialismo storico. Questo io personalmente non ne sono convinto, ma lo cito per dire che è abbastanza per marcare la distanza il fatto che quello è una discontinuità nel lessico di Gramsci, che non vorrei fosse riportata eccessivamente all'indietro. C'è una discontinuità in questo, una distanza su cui si potrebbe riflettere. Da questo punto trarrei ispirazione per chiedermi, per chiederti e per chiederci tutti, quanto sia effettivamente rappresentativo l'ordine nuovo, a cui è dedicato un intero capitolo. L'ordine nuovo, il gruppo ordinovista e il suo contesto. In primo e generalissimo luogo perché esso ha un rapporto con la rivoluzione russa, con il movimento comunista internazionale, che verrà sancito dalla scissione solo nel gennaio del 21, ma è comunque attivo e visibile in tutti questi articoli, e non riguardano allo stesso modo altre esperienze di cui si parla. Insomma, è chiaramente una tendenza molto minore. Insomma, il fascino, il mito per la rivoluzione russa è minoritario in Inghilterra, perlomeno rispetto a come è in Italia. Le fratture che apre nel movimento operaio inglese sono incomparabilmente più piccole a quelle che apre in Italia, per quanto poi la scissione italiana sia alla fine una relativamente piccola cosa quando succede. Più in generale, l'ordine nuovo è preso qui, mi sembra, come rappresentativo, le voci ne sono i suoi articoli, sia quelli scritti da Togliatti e Gramsci, sia quelli scritti dagli operai della Fiat, o le voci degli operai della Fiat riportate sulle pagine dell'Ordine Nuovo, insomma, è importante per quello che era l'eccezionale rapporto virtuoso di collaborazione tra intellettuali, in senso intellettuali di professione, studenti e operai Fiat, che caratterizzava quel libro. Ma appunto quell'eccezionale rapporto è in gran parte eccezionale, e quindi in che misura è rappresentativo dell'Italia e in che misura è rappresentativo di Torino, la quale a sua volta non è rappresentativa dell'Italia, perché, come si diceva questo già all'epoca, Torino non era rappresentativa ma era il punto alto della rivoluzione. Questo lo scrivono in modi diversi sia Gramsci che un liberale come Gobetti, che all'economia politica ha poco da dire, ma su questo aveva alcune alzate d'ingegno, perché a Torino si manifestava in modo particolarmente nitido e chiaro la contraddizione, la contrapposizione di classe. Ecco, quindi Torino torna comodo per questo nitore che è presente in quegli anni, ma al tempo stesso è per questo che quelle voci sono così, ci parlano così direttamente, e forse non basta per cogliere la complessità della società italiana del dopoguerra, che non è ovviamente, ma qui non dico nulla di che non sappiamo tutti, non è solo questa contrapposizione
tra capitalisti, investitori, risparmiatori contro working class o working classes, che si dice qualche volta al singolare, qualche volta al plurale, ma anche queste ultime sono frammentate nel paese, sono frammentate tra città e campagna, tra una campagna in cui esiste una campagna caratterizzata dalla relazione salariale, dal lavoro salariato agricolo e quella in cui domina la mezzadria, quella dove ci sono le cooperative che a loro volta potrebbero essere incluse in tutt'altro modo, ma in questa storia per il modo in cui il loro accesso al credito va in crisi nello stesso momento in cui vengono assaltate dalle squadracce fasciste. E insomma il mondo cooperativista socialista, ma non solo, vive l'austerità creditizia e la violenza fascista più o meno nello stesso modo. Inoltre si può aggiungere che quella classe lavoratrice è solcata da divisioni di genere, il che è meno banale e generico in questo momento, mi sembra rimarcarlo, perché in quel frangente del dopoguerra queste divisioni risultavano relativamente dinamiche e mobili, o meglio erano negoziate attraverso quello che era stato il parziale ingresso di forza lavoro femminile nel lavoro industriale, ma soprattutto quella disordinata, caotica, ma molto significativa espansione di diritti sociali a vedove e dintorni attorno alla Prima Guerra Mondiale, che sono tra i primi colpiti. A questo ovviamente si può aggiungere il nodo della piccola borghesia, un mondo di artigiani, lavoratori autonomi che sfugge a questa polarizzazione. Cioè, più in generale, non dico che sia così in tutto il libro, però qualche volta si ha l'impressione che la petizione all'analisi di classe e il principio materialista storico richiamato ceda un po' a una contrapposizione 99% contro 1%, e questo significa un po' rifuggire dall'analisi di classe, cioè questo rischio in un paese così frazionato, dove appunto significa anche più in generale che austerità significa cose diverse nel momento in cui la applichiamo a una società in cui arrivano, in questo modo per l'appunto notoriamente caotico e sempre, cioè lo si sta ancora studiando moltissimo, si espandono il welfare, si espandono i diritti e quindi ci si abbatte poi la scura subito dopo, in questa fase di estremo disordine in cui spesso dal punto di vista di alcuni dei protagonisti negativi del libro riforma e rivoluzione diventano quasi la stessa cosa, diritto sociale, occupazione delle fabbriche, quasi ci si confonde su quanto possano essere pericolosi per l'ordine di cui stiamo parlando. Da una parte quel contesto lì, dall'altra il contesto in cui invece l'austerità si abbatte su un sistema di welfare relativamente sviluppato e anche su un capitalismo dei consumi come è stato negli anni 70 e in modo diverso dal 2011 in poi, per prendere insomma i grandi snodi. Quindi anche attraverso questo mi sembra che si vedano diverse fasi, ma qua il punto mio era per l'appunto una prospettiva alla 99 against 1%, qualche volta mi sembra che irrigidisca un po' l'analisi e non porti a portare le domande di classe fino in fondo nella loro articolazione. Avrei un'ultimissima domanda e poi mi sa che ho abusato del mio tempo, ovvero che figura ci fa il riformismo complessivamente, perché di sicuro non ci fa brutta figura, non ci fa bella figura, volevo dire, perdono, però è come una soluzione cioè sicuramente come spiegazione insufficiente di quel che accade, Keynes come è stato già nominato a riguardo, ma i tentativi di espansione i rappresentanti di alcune opzioni di riforma sociale che risultano poi perdenti si intrecciano con l'austerità in un modo abbastanza complicato. Nitti, ovviamente è Nitti il primo che viene in mente, che è presente nel volume, che da una parte è il sostenitore di un ampliamento del ruolo dello Stato anche in questo senso, e una qualche consapevolezza che il welfare uscito dalla guerra era lì per restare almeno in una certa misura, o almeno nella dimensione statale, dall'altra è uno di quelli che in Italia dice più chiaramente
produrre, lavorare di più e consumare di meno, quindi rappresentante sintetico di alcune caratteristiche dell'austerità di cui stiamo parlando. In Italia ci sarebbe anche la curiosità di vedere che posizione ha su questo il Partito Popolare, che ha tutte le caratteristiche di un partito di massa, che ha, come dire, un piede nel movimento, nei movimenti sociali, percepiti come pericolosi dalle classi dominanti, un altro finisce per averlo anche attraverso la sconfitta del suo leader Sturzo, eccetera, sconfitta interna, intendo dire, finisce per averlo nell'accettazione del fascismo e di alcune sue caratteristiche. Però ecco, il riformismo in che misura è insufficiente, in che misura è assimilabile al resto? Questo mi sembra che ci siano delle oscillazioni di posizione, sarei curioso di sapere se si può in due battute la posizione dell'autrice. Grazie. Grazie Bruno. E passo la parola a Giovanni. Ci sono diverse maniere di leggere questo libro importante. Io vorrei leggerla come c'è un'universalità dell'austerità come uno dei due ingredienti fondamentali del mantenimento dello status quo. E diversi episodi storici hanno diverse combinazioni tra austerità e esercizio bruto della forza. L'austerità è in realtà nel suo messaggio fondamentale è una roba antichissima. Vorrei leggervi una citazione del secondo libro di Tito Livio, Burbe Condita, in cui racconta dell'apologo di Menenio Agrippa. Dice: Menenio Agrippa, c'erano i plebei che si sono ribellati, e raccontò questa storia. Dice: c'era una volta in cui le varie membra del corpo si erano ribellate l'una all'altra perché tutti erano invidiosi e indignati che tutte le energie andavano a finire nella pancia, e quindi si ribellarono. Però se non andavano a finire nella pancia, poi le braccia non si muovevano, il corpo deve essere ben ordinato, e cari plebei, voi siete le mani nel buco del culo e dovete accontentarvi di essere quella roba lì. E i plebei si accettarono di smettere questa sorta di sciopero generale, e accettarono accettarono l'austerità, perché questa faceva bene al come funzionava l'insieme del corpo. Ci sono altri casi storici in cui, il fascismo è uno di quelli, in cui l'uso della forza è complementare l'austerità. Ce ne sono altri, più rari, in cui, non so se Clara è d'accordo, in cui non c'è bisogno dell'austerità. Ci sono due casi opposti, che sono l'espansione economica nazista, in cui c'è estrema violenza, consenso ed espansione, non c'è austerità. E l'altra, quel periodo di 30 anni glorioso dopo la Seconda Guerra Mondiale, che per una serie di contingenze il capitalismo in qualche modo si autocontrolla in una dinamica espansiva dovuta a vari fattori, il fatto che c'è stata la guerra, c'è stato un altro rafforzamento della classe operaia dovuta alla guerra, c'era una notevole forza dei partiti socialdemocratici in senso lato, insomma, il Partito Democratico o i socialdemocratici nel nord Europa, e last but not least c'era l'Unione Sovietica, che è stata un po' meno per chi viveva in Unione Sovietica, ma sicuramente per i proletari di tutto il mondo è stata una benedizione, perché era la minaccia, dice: guarda che se no anche i tuoi operai diventano comunisti, e questo era, diciamo così, il threat che faceva sì che
il capitalismo si contenesse. Il capitalismo è cattivo di sua natura e quindi se non ci sono varie forze che lo contengono, è sempre questa combinazione tra austerità e forza bruta. Insomma, Umberto Eco scriveva Ur Fascismus, il fascismo eterno è Ur Macht, insomma il potere eterno, che sotto il capitalismo in condizioni rare non ha bisogno dell'austerità. Con la sconfitta delle classi operaie, delle classi lavoratrici, fine anni 70, inizio anni 80, in tutto il mondo occidentale, cioè, Reagan e Thatcher sono il simbolo della fine dei 30 anni gloriosi, e della fine anche di quel compromesso per cui c'era essenzialmente un autocontenimento dei capitalisti. Non si può pisciare troppo fuori dal vaso, insomma, perché ci sono delle forze avverse. Con la sconfitta operaia questo viene meno, e viene ancora meno dopo la caduta del muro di Berlino. Mi ricordo un dibattito a Vienna con un importante, un chicagiano, che mi disse pubblicamente: questa volta non faremo prigionieri. E io sono assolutamente d'accordo con la ricostruzione che fa Clara degli ingredienti dell'austerità, perché l'austerità ha bisogno di essere giustificata, e un pezzo della giustificazione Menenio Agrippa, però deve essere anche un po' più sofisticato oggi, e quindi ci vogliono anche dei medici che certificano che c'è bisogno sia dello stomaco che del buco del culo che delle mani, eccetera eccetera, e che lo fanno scientificamente. La teoria, in questo c'è assolutamente ragione, cioè le subtleties della teoria economica sono lì per, e lei lo sottolinea ripetutamente, sono lì per costruire questa pseudo neutralità che poi ha tanti ingredienti, bisogna isolare le banche centrali dal potere politico che è cattivo. Un altro cavallo di battaglia è l'inflazione. L'inflazione è la cosa, è come il prezzemolo, insomma, dappertutto, in tutte le salse. L'inflazione era un pezzo della storia negli anni 20, è un pezzo fondamentale della storia adesso, e la teoria è assolutamente ridicola, la teoria che ci sta sotto, la teoria quantitativa delle monete in una economia di credito è assolutamente una roba ridicola, e così come anche la teoria delle aspettative, tasso naturale, disoccupazione, queste robe che sono cose assolutamente ridicole, che non hanno fondamento empirico, neanche sulla base delle tecniche standard. Però tutti voi li imparate a scuola, voi economisti imparate a scuola, la teoria quantitativa, il livello dei prezzi, poi il livello dei prezzi dipende dall'offerta di moneta. Poi cazzo, la Banca Centrale Europea stampa a manetta negli ultimi 3 anni una quantità di soldi che non nessuno si immagina, e non c'è l'inflazione, ma poi arriva quando i cinesi bloccano la produzione sul Covid. Allora magari non c'entrerà la teoria quantitativa della moneta. E adesso però, con l'aumento dei prezzi, allora usiamo questo pretesto qui
per aumentare i tassi di interesse e per indurre una recessione. Cioè, quindi qualsiasi occasione buona, insomma, per è un po' Woody Allen dice: the answer is no, can you repeat the question? Cioè, qualsiasi domanda, the answer is no. Ovviamente ci sono dei gradi di austerità e appunto di combinazioni tra austerità e esercizio del potere. Cioè, alcuni sono molto subdoli, sono i piani. Se si vuole iniziare, mettere una data in Italia, mettere due date, in Italia all'inizio della realizzazione di queste politiche austere: una è l'abolizione della scala mobile, due è il famigerato accordo sulla concertazione di Ciampi, che adesso è diventato un paladino, è quello che distrugge il sindacato e la classe operaia. Bruno ci ha scritto su queste cose qui in maniera anche un po' troppo mild, non so. E poi va avanti. In altri paesi viene prima e molto più drasticamente, cioè con la Thatcher c'hai la totale, c'hai sia la repressione, l'austerità finanziaria e di bilancio, sia la repressione anche fisica dei minatori, quindi viene tutto in un bel package. In Italia viene diluito e anche un po' fuori tempo massimo. Allora una conseguenza è l'invito a vedere dentro a questa universalità, diciamo così, della combinazione violenza-austerità, vederne le diverse modalità. Per esempio, io non sono interamente d'accordo con te, Clara, che Keynes, il Keynes degli anni 30, è un'altra maniera di vedere l'austerità. No, secondo me ovviamente vuole il mantenimento del capitalismo, ma l'austerità dice non c'è riuscita. Per mantenere il capitalismo bisogna fare gli anni gloriosi, perché quell'altra maniera non funzionava. L'obiettivo è lo stesso, però da buon conservatore si rende conto che deve cooptare la maggioranza della popolazione nel mantenimento del sistema. Quindi, cioè, questo è il Keynes della teoria generale, non neanche il Keynes dei keynesiani, cioè quello che John Robinson chiama keynesiani bastardi. I bastardi non c'erano, i bastardi sono in realtà la stessa ricetta neoclassica con un po' di vaseline, insomma, è teoricamente la stessa storia. Ci sono un po' di frizioni, ci sono un po' di menu cost, un po' di rigidità, eccetera, ma è la stessa storia. Mentre invece in Keynes dice: no, guardate che i salari sono sì un elemento di costo, ma anche sono un elemento di domanda nell'aggregato. E quindi, se voi pensate solo all'elemento di costo, austerità, vi perdete la proprietà emergente, che è depressiva. Questo lo scopre negli anni 30, negli anni 20 non era così chiara la storia. Un'altra cosa che ovviamente non è l'oggetto del tuo libro, ma è interessante perché è assolutamente vera, è che le guerre sono dei fenomeni molto egualitari e molto socialisti. Le guerre sono delle cose troppo serie per essere lasciate al mercato. E quindi tu devi fare l'America, tre mesi dopo Pearl Harbor, è un'economia semisovietica.
è un'economia a pianificazione centralizzata. E la gente sperimenta che funziona e che è anche abbastanza egualitaria. Cioè in Inghilterra per un terzo della popolazione, questo non ho l'evidenza storica ma me lo diceva Chris Freeman, per un terzo della popolazione si stava meglio come intake di proteine e di calorie con il razionamento di guerra che non prima o dopo. Anche la prima guerra mondiale così. Cioè, sì. Quindi anche come condizione di vita, durante la guerra si vive, vabbè se non ti bombardano ovviamente, ma si sta meglio, che è un mondo più egualitario, più solidale e meno dominato dal mercato. E la gente giustamente dice, ma se si può fare in guerra perché non si può fare dopo? E esatto, lì arriva De Stefani e compagnia. Adesso non c'è neanche questa memoria. La tragedia è che oggi non c'è neanche la memoria di una guerra e le semi-guerre, non so, il Covid, le fai in regime di mercato. Le fai, c'è una guerra, e se fai una guerra però devi pianificare. Invece regali semplicemente dei soldi bestiali a Big Pharma per farti delle ciofeche, tra l'altro, quelle che si stanno rivelando sempre più delle ciofeche, spendendo un casino di soldi, invece ai tempi di Pearl Harbor era un'economia di command and control, anche proprio sulla farmaceutica. L'industria americana moderna, la farmaceutica, nasce con la guerra e con la penicillina. A me sembra che in un certo senso è più disastroso il mix austerità diciamo così, in regimi tipicamente liberal autoritari, insomma, che non allora, perché c'è molto meno conflitto addirittura oggi e molta più accettazione che non allora. In un certo senso, se accettiamo questa visione, è ancora più sconfortante. Tutte le volte che faccio dei interventi e delle discussioni devo finire con delle note pessimiste, no? Vabbè, scusate. No, io combatto, però finisco col pessimismo della ragione. Grazie Giovanni. Nicola. Eccomi. Allora, secondo me è un libro eccellente nel senso soprattutto che riporta al centro del dibattito e della questione il fatto che il capitalismo è un ordine sociale ed è regolato da rapporti sociali e non soltanto da rapporti economici. Questo mi sembra che sia, Clara mi correggerà nel caso, però il succo del discorso, ed è un discorso che nel dibattito si è perso, è stato sottolineato anche durante la prima presentazione, no? Abbiamo parlato di austerity come politica economica sbagliata, invece è la politica economica giusta nel momento in cui c'è un bisogno di ricreare le condizioni per l'accumulazione di capitale, per bastonare il lavoro, per gerarchizzare la nostra società ancora di più. Quindi riportare queste questioni al centro del dibattito, cioè uscire soltanto dalla logica e dalla sfera dell'economicismo e avere uno sguardo, insomma, marxista in parte, no? Direi gramsciano in sue molte sfaccettature su cos'è veramente il capitalismo e su come leggere le sue varie iterazioni, penso che sia un contributo
eccellente. Quindi questa è la mia praise principale. All'interno di tutto questo ho avuto tantissime suggestioni leggendolo. E, naturalmente quelle che porto qui sono le suggestioni non tanto critiche, ma che mi hanno lasciato più curiosità e più interesse. Nel senso che, primo punto, mi leggo il telefono perché ho aggiunto un pochettino di spunti. Quando si dice austerity parte integrante del capitale, nel senso che negli anni 20 ne difende l'ordine, il titolo del libro in inglese appunto è il Capital Order, ne difende l'ordine o ne è uno strumento di repressione del lavoro? Le due cose ovviamente sono molto simili e molto parallele, ma non sempre necessariamente portano allo stesso punto, nel senso che, e qui io che non sono storico ovviamente mi rifaccio molto poi alle iterazioni successive dell'austerity come strumento di repressione e di controllo del capitale. Se è vero che negli anni 20 siamo vicini potenzialmente a una svolta rivoluzionaria, lo siamo molto meno nel 2011 e lo siamo sicuramente altrettanto meno, alla fine parlerò delle poche cose che so diciamo sull'Est Europa e sulla Russia che viene citata nel libro. Però il ritorno all'austerity è molto importante nella logica del 2011 e nella logica del 2011 peraltro in parte secondo me cioè, raggiunge ovviamente un obiettivo che è quella della repressione salariale molto forte, e raggiunge un altro tipo di obiettivo che è la depoliticizzazione, poi voglio tornare sul termine depoliticizzazione perché secondo me è molto importante, dell'attività economica. Veniamo a quello che io vedo nel 2011, che è il parallelo importante che si può vedere con gli anni 20, è che veniamo da un ruolo dello Stato che tutto d'un tratto diventa diverso. Per 30 anni di neoliberismo ci hanno detto che lo Stato deve stare fuori dal mercato, che il mercato si autoregola, e poi tutto d'un tratto salviamo le banche e quindi effettivamente proponiamo una visione di società e di organizzazione dell'economia che è diversa da quella che abbiamo proposto fino adesso. Negli anni della guerra mondiale invece naturalmente era lo Stato che organizza l'economia per le funzioni belliche, quindi ha avuto chiaramente questo ruolo forte di ritorno alla depoliticizzazione del mercato. Non ha però avuto, a mio parere, la forza che ha avuto negli anni 20 in Inghilterra e poi nelle iterazioni neoliberali che secondo me fondamentalmente, ci ritornerò brevissimamente spero, il neoliberismo ha la stessa matrice dell'austerity fondamentalmente. E come l'austerity ha avuto una funzione fortemente legittimante per lo status quo, quindi difende lo status quo come ideal tipo più che, a mio parere, come difesa dell'organizzazione del capitale, nel senso che tu dici quello della proprietà privata e delle relazioni salariali. La proprietà privata non è messa in dubbio, no? Nel 2011, le relazioni salariali soltanto parzialmente sono messe in dubbio, ma c'è il bisogno di un momento legittimante per una realtà che si scontra diciamo con i bisogni materiali delle popolazioni e rimane altrettanto importante. Nel senso che se la cosa importante, cioè il capitalismo ha una flessibilità ideologica assolutamente clamorosa. E quindi può andare oltre l'austerity, può andare oltre lo stesso neoliberismo. Quando diciamo società di mercato, il mercato è una dei momenti diciamo, di massimo sfruttamento attraverso il gioco dello scambio, e lo sfruttamento avviene sul mercato del lavoro, che è quello che ci dice Clara, ma il capitalismo è capace anche di andare oltre. Adesso, qualche settimana fa, qui proprio in quest'aula è stato presentato il libro di Paolo Gerbaudo che parla del ritorno dello statalismo, lo statalismo che noi vediamo teoricamente in contrapposizione con la società di mercato, e
vediamo parzialmente, potenzialmente in contrapposizione con la depoliticizzazione, ed è qui che appunto voglio tornare, nel senso che abbiamo di nuovo uno Stato che interviene nell'economia. Nell'Inghilterra attuale viene messa in discussione l'indipendenza della banca centrale, ma non viene messa in discussione da sinistra, viene messa in discussione da destra. Quindi tutto questo lungo discorso per arrivare a dire che l'austerity diventa una politica legittimante in alcuni momenti di bisogno del capitale, e in altri momenti di bisogno del capitale è talmente flessibile da poter mantenere il suo ordine anche al di fuori, a volte, di un contesto di austerity. Dopodiché, questa finta dello statalismo in cui parliamo di Stato ma poi continuiamo a reprimere i salari, ovviamente ci deve dare anche un altro... un'altra visione, no? Naturalmente. Quindi, allora, ritorno. La difficoltà per me, per capire a volte un certo tipo, o meglio, lo capisco, un certo tipo di lessico, ma di dare attenzione ad alcuni termini che secondo me poi diventano quasi strumentali al capitale stesso. Quando parliamo di depoliticizzazione, in realtà parliamo di de-democratizzazione, che è qualcosa di altro, nel senso che tutto è politica, e quindi quello che io vedo nell'austerity, come viene descritta da Clara negli anni 20, e poi come viene descritta, come ci accade nel 2011, e poi attraverso, diciamo, tutto quello che accade negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, nel blocco occidentale, ma poi naturalmente in tutto il mondo, con gli Structural Adjustment Program, con la IMF, con la transizione nell'Est Europa, è un tentativo di togliere la partecipazione politica e quindi di reprimere le masse salarialmente, ma anche politicamente, di cercarle di escludere dal gioco politico. Perché avviene negli anni 20, secondo me, ha una logica che è forte, che è quella sicuramente della guerra, ma anche il fatto che fondamentalmente in quel momento arriviamo alla democratizzazione parziale. Metti i dati, no? Quanti milioni in più di votanti ci sono post-guerra che prima della guerra. Quindi c'è una società che immediatamente diventa di massa. Questa società che immediatamente diventa di massa, fuori dalla guerra e fuori dal gold standard, che è un momento stesso repressivo e disciplinare dell'attività economica. L'austerity fondamentalmente ci riporta al gold standard. Non c'è più lo Stato che media, ma è il mercato che media attraverso un'autoindotta recessione per far calare i salari, per favorire l'accumulazione di capitale. Quindi vedo questa storia come tutta collegata. E l'altra, diciamo, semicritica, sempre sul termine politicizzazione o non politicizzazione, è che mi pare di capire nel libro, quando parli appunto del momento politico, è il momento della conquista del potere politico nello Stato, cioè quello che era avvenuto in Unione Sovietica in quegli anni lì, e che è in quel momento che si possono riversare e ribaltare le relazioni del capital order, la proprietà privata e il wage setting. Ma è politica anche fuori dalla conquista del potere dello Stato, no? Nel momento in cui tu dici spesso le condizioni di mercato in cui il salario si forma sul mercato, ma il movimento socialista con i sindacati già dalla fine dell'Ottocento combattono politicamente sul luogo di lavoro quella logica di mercato. Quindi appunto la mia critica è quasi semantica, nel senso, anche se so benissimo che questa è la semantica che usiamo normalmente e ancora di più nei paesi anglosassoni dove anch'io sto, però appunto voglio soltanto dire che esiste una massa politica che è più ampia della conquista dello Stato, e che quindi la depoliticizzazione in questo caso appunto è de-democratizzazione, proprio perché non si vogliono le masse protagoniste. E austerity, neoliberismo, di nuovo austerity, portano, e anche il momento, appunto, ritornando allo neostatalismo attuale, lo Stato può diventare uno strumento per ribaltare i rapporti di forza, se non l'ordine completo,
Nel momento in cui uno Stato in cui possiamo partecipare e combattere dentro, nel momento in cui lo Stato è semplicemente uno strumento di oppressione del capitale, in fondo lo Stato era, secondo Marx, il comitato d'affari della borghesia. Quindi questo non c'entra nulla col libro di Clara, ma darei appunto un filo di attenzione anche sul fatto che quando adesso parliamo di ritorno allo Stato, può essere un campo di battaglia in cui è più facile essere protagonisti che in un mondo completamente globalizzato, e lo capisco, però lo Stato anche quello ha tante e diverse iterazioni. È giusto per pensare che tornare allo Stato sia una conquista della sinistra o una messa in discussione dell'ordine capitalista, io penso che sia assolutamente folle. Dopodiché, per tornare, diciamo, più al presente, che è la parte naturalmente che mi interessa di più, l'ho appena accennato appunto con come l'austerity in realtà è un progetto politico che poi dagli anni 70 in avanti, soprattutto a mio parere, acquista una sua funzione globale e quindi di gerarchizzazione non soltanto all'interno degli stati, lavoro sottomesso al capitale, ma diciamo gerarchia egemonica a livello globale, perché gli Structural Adjustment Program vogliono un certo tipo di capitale che è subserviente a quello occidentale. La transizione nei paesi dell'est non avviene tanto contro le masse lavoratrici, che sono comunque incredibilmente disorganizzate e che non sono capaci di portare un qual certo tipo di minaccia all'ordine capitalista che appena veniva instaurato, ma di farle rientrare all'interno di una logica di capitale internazionale che è ben delineato sia gerarchicamente che anche strutturalmente su chi fa che cosa, per chi, ovviamente in questo caso paesi dell'est Europa, inizialmente diciamo sotto il giogo del capitalismo tedesco, più che del capitalismo nazionale, tant'è che, e qui parlo un attimo appunto delle poche cose che so sull'est Europa, penso che la parte che è scritto sulla Russia non è troppo precisa, nel senso che è vero che la disoccupazione aumenta in Russia, come tu hai scritto, però la disoccupazione aumenta troppo poco da qualsiasi standard, diciamo, di neoclassico e quindi anche di austerity. La Russia perde il 40% del PIL dal 91 al 98, la disoccupazione aumenta soltanto fino al 13%. Nel momento in cui non c'è una creazione, non esiste un mercato, naturalmente quello che, quindi non esiste un ordine capitalista nel suo complesso, la Russia predilige la creazione di una classe di capitalisti, pseudocapitalisti, con le privatizzazioni, ma accetta per i primi 5 anni fondamentalmente un'inflazione assolutamente clamorosa, che è contraria naturalmente alla logica dell'austerity, quindi si trova in una realtà premercatista di esproprio totale delle risorse, che è naturalmente parte dell'ordine capitalista. Quando si dicevano c'erano i robber barons in Russia, come per dire, è una buona cosa perché ci sono stati anche negli Stati Uniti, è vero, però negli Stati Uniti evolvono, diciamo, in maniera più omogenea e più strutturale, in Russia un furto su grossissima scala, senza la costruzione del mercato e senza che il lavoro venga particolarmente disciplinato, proprio perché non c'è uno sviluppo industriale capitalistico. In Polonia, al suo contrario, la privatizzazione viene dilazionata nel tempo, si aspettano 6-7 anni prima di privatizzare gli asset, proprio perché invece lì chi sì che si entra nella logica dell'austerity più classica, che è quella dei programmi di stabilizzazione, che colpiscono infatti l'unico paese in cui c'era un movimento operaio relativamente forte, che è quello che aveva poi portato alla rivolta, che era Solidarność, in cui i polacchi si aspettavano, diciamo, altri tipi di ritorni dal loro investimento sulla democratizzazione, mentre invece il lavoro viene immediatamente disciplinato e sanzionato. E soltanto nel momento in cui si costruisce una base economico-sociale atta alla creazione all'instaurazione di un ordine capitalista, a quel punto si passa anche alle relazioni di proprietà, che sono quelle naturalmente appunto capitaliste. L'altra cosa che, e qui arrivo proprio al punto
attuale, che secondo me il libro è centratissimo sul fatto che l'austerity è un progetto, essendo un progetto di mantenimento dello status quo, è un progetto che ha due piloni fondamentali, la coercizione e il consenso. Quindi qui vedo proprio i Gramsci dell'egemonia. E la coercizione è tuttora presente, il consenso è adesso più faticoso da ottenere, secondo me, attraverso questi metodi di austerity. Lo vediamo adesso, cioè la risposta all'austerity del 2011 è stata l'esplosione del populismo. La stiamo facendo molto semplice, però questo momento egemonico in cui le masse si convincono, tu lo scrivi, soltanto in inglese, ma what was presented then and now, the rehabilitation of capital accumulation as a means to save the angry masses, right? Quindi viene presentato come vi stiamo salvando da voi stessi attraverso delle politiche economiche in cui tutti siamo sulla stessa barca, tutti dobbiamo fare sacrifici, ma in realtà è la structural extraction of resources from the many to the few che è il vero progetto politico. Questo progetto politico non viene sposato dalle masse attualmente, e questo penso si possa anche ragionare in termini appunto di una transnazionalizzazione del capitale che nel 1920 non era così presente, e quindi di un capitale che è disposto a sacrificare paesi come l'Italia, diciamo, in cui l'austerity di questi ultimi anni ha portato non a una modernizzazione in senso neoliberale del paese, ma un suo decadimento ulteriore. Quindi, se è anche vero che il grande capitale in qualche maniera riesce a sopravvivere sempre, poi grazie attraverso la Banca Centrale Europea che elargisce fondi, eccetera, eccetera, non si riesce a creare un momento di saldatura come invece durante il fascismo tra il grande capitale, la classe media e il sottoproletariato di allora, la piccola borghesia, perché adesso invece continua a esserci dei momenti di tensione molto evidenti che naturalmente vengono sempre gestiti in ambito capitalista. Il governo Meloni non ha nessun tipo di, diciamo, di ottica anticapitalista, no? Anzi, ci vuole parlare della flat tax e vuole togliere il reddito di cittadinanza, che in realtà altro non è che un'intromissione politica nel wage setting, perché innalza il livello dei salari. Quindi la risposta politica non c'è, perché non c'è la sinistra, perché non c'è un'alternativa seria, perché perché queste alternative politiche si costruiscono nel giro dei decenni, con una costruzione dal basso e non con le sciocchezze che vediamo in giro in questi giorni. Però secondo me si vede una scollatura tra l'intento autolegittimante dell'austerity e quella che è la realtà, e quindi secondo me va evidenziata in questo caso una differenza anche di capacità del capitale di autolegittimarsi. Finisco così. Grazie mille. Grazie Nicola. Mi sembra, diciamo, che quello che dicevo all'inizio, che è un libro che crea un sacco di... che ci costringe, diciamo, a dibattere, sia stato più che, diciamo, manifestato dai discussant. Forse, se sei d'accordo, visto che tanto la materia è già tantissima, forse se c'è qualcuno che vuole fare una domanda le chiederei adesso, esatto, così ti facciamo rispondere tutto alla fine. Esatto, sono d'accordo. Ci sono domande dal pubblico, vi consiglio di farle, se no la faccio io, quindi perdiamo ancora più. No, scherzo. Vi do un attimo di tempo, ne siete spiazzati, vi lascio un minuto per pensarci, raccogliendo in realtà molte suggestioni anche proprio dalla discussione, perché Bruno toccava le differenze tra Italia e Gran Bretagna e una, paradossalmente, che tra l'altro nel libro fai anche vedere, è proprio in quello che diceva Giovanni, cioè la grande guerra in Italia non è livellatrice. Cioè noi tra il 1914 e il 1922 la quota salario è aumentata, la distribuzione del reddito è migliorata, ma è successo tutto dal 19 al 22.
durante la Grande Guerra la quota salariale italiana è crollata di 20 punti e già si parlava di, e già era quella più bassa tra i belligeranti. E questo perché? Perché siamo entrati unici in guerra con l'opposizione del movimento operaio coerente, si è fondamentalmente fatta una dittatura, ci sono storici che parlano appunto di, in termini di colpo di Stato per spiegare come l'Italia è entrata in guerra, e di conseguenza in fabbrica non c'era la voce del lavoro e in più non si sono mai tassati i profitti fino al 19-20. Cosa è successo dopo è molto interessante, perché Bruno citava i popolari, ci sono Giolitti e i riformisti che hanno un ruolo in modo diverso molto interessante in questa vicenda. Giolitti, come in parte Nitti, accomoda queste richieste, diciamo è un costruttivista nei termini che, ricostruttivista nel termine molto bello che riprendi tu, però soprattutto Giolitti lo è in modo molto demagogico, cioè introduce tasse che non verranno mai applicate o che nessuno si cura di riscuotere. E quindi usa le parole d'ordine dei socialisti, che dal loro canto si limitano a fare parole d'ordine, e quando c'è, come dire, il momento rivoluzionario, no, non, su questo secondo me è molto efficace Scurati nel raccontare i socialisti italiani di fronte al proletariato in quel momento, cioè sono personaggi molto spesso, insomma lo storico deve tenere un po' di stacco, ma sono personaggi risibili nell'evocare la rivoluzione d'ottobre e poi fondamentalmente non decidersi in nessun modo né a guidare quell'esito né ad accettare il parlamentarismo, cioè sono il gruppo parlamentare, se non sbaglio, più grande, ma rifiutano completamente il parlamentarismo e però non fanno altro. Quindi c'è anche questa situazione in cui in qualche modo, essendo riuscito Giolitti a abolire il prezzo pubblico del pane e a far defluire l'occupazione delle fabbriche, in realtà questo riflusso, diciamo, si vede già dal, se non nel 20, nel 1921. Allora qua un po' mi sembra, diciamo, mi torna un po' forse con le cose che mi ha suscitato Nicola. Cioè è interessante che non solo il capitale usa l'austerità in momenti diversi, ma qua il fascismo usa l'austerità per legittimarsi lui di fronte al capitale. Perché in quella fase, tra l'altro, la cosa molto interessante dell'austerità italiana rispetto a quella inglese è che paradossalmente forse l'austerità italiana è l'unica che funziona nella storia dell'austerità. Cioè l'Italia cresce dal 22 al 25 come non è mai più cresciuta, a parte il miracolo economico, e in qualche modo il fascismo non perde, ovviamente non vince le elezioni regolarmente, ma non solo, e qua secondo me c'è l'altro elemento che De Stefani intuisce, capisce che c'è questo elemento che citava Bruno, cioè la classe media che nel 21-22 si rifiuta di pagare le tasse, ci sono gli scioperi fiscali, ci sono le organizzazioni che appunto c'è un altro tipo di ribellismo contro lo Stato, e il fascismo in qualche modo con questa operazione che tu racconti benissimo fa un'altra operazione, cioè lega, ci sono appunto i fiscal sociologists che dicono le tasse sono fondamentali nel cambiare i cleavage politici, le linee di frattura, e quindi loro con questa operazione in Italia, in Inghilterra da quello anche che scrivi mi sembra di no, ma in Italia riescono a far credere alla classe media che i suoi interessi sono gli stessi della borghesia, quindi comunque si presentano come il partito della classe media, la difesa del risparmio, la difesa della proprietà, della casa, è una cosa che loro riescono anche in qualche modo già lì, ed è una cosa che non succede né a, credo, né a, diciamo, ai tecnici del ministero del tesoro inglese, né fortunatamente a Monti, Draghi, eccetera. E da questo punto di vista mi diverte chiederti, perché a me sembra, cioè è molto illuminante quello che dici, ed è chiaro secondo me che questo è il primo episodio di questa serie, ma loro credono, se non credono alla teoria dell'austerità, sicuramente credono che sia oggettiva. Cioè, mi spiego, Monti non sa chi è De Stefani, cioè non ha studiato questo, cioè, mentre noi non l'abbiamo ignorato, l'hanno ignorato anche loro, anche per loro è una teoria da libro di testo. E allora secondo me, diciamo, accademicamente sarebbe interessante capire chi è che ha, cioè come questo è filtrato. E tu citi molto, mi è piaciuto moltissimo chiudere con Slobodian,
Cioè questa è proprio la via del neoliberismo, diciamo, non preso da Montpellerin, è la via del neoliberismo autoritario, nazionalista, eccetera, che in qualche modo, e secondo me questo è affascinante capire come, viene e ispira anche, anche tutto quello che viene dopo, perché appunto hai perfettamente ragione che ancora di più Pinochet, eccetera, sono chiaramente modellati in qualche modo su questa esperienza che però apparentemente nessuno ricorda più. Quindi è interessante capire, mentre è interessante capire un po' la storia di questa, di queste idee. Vi ho dato tempo per fare una domanda, non lo usate, va bene, vi abbiamo steso del tutto, quindi ringrazio, vi ringrazio comunque per la pazienza e do a Clara modo di rispondere come vuole. Un minuto, perché ci sono mille temi diversi su mille fronti che sono stati aperti. Sono contenta che il libro abbia stimolato così, così tante interessanti riflessioni, grazie davvero. Scelgo due cose da dire. La prima, fammi riflettere su che cosa voglio dire perché abbiamo poco tempo, ma magari parliamo il presente. Io credo che, solo per ritornare un attimo al presente, la tesi di fondo, perché tu giustamente, Nicola, sottolinei quanto effettivamente, ovviamente, adesso la contestazione del capitale come relazione sociale non è certo quella che c'era durante il biennio rosso. Detto questo, secondo me, e quindi il motivo per cui da storica io guardo le origini dell'austerità, proprio dichiarando che l'austerità emerge come reazione a questa domanda di democraticizzazione dell'economia. Il motivo per cui la visione dello storico è interessante, perché la visione dello storico ti permette di cogliere degli aspetti che sono tutt'oggi esistenti ma sono meno palesi. Quindi secondo me è interessante utilizzare l'occhio dello storico, la ricostruzione di questo libro, per guardare cosa sta accadendo adesso. E quello che sta accadendo adesso, meno in Italia sfortunatamente, ma secondo me è il caso sia in Inghilterra che negli Stati Uniti adesso, è che il capitale come relazione sociale fondante della nostra società è messa in discussione, nel senso che se uno va a vedere il motivo per cui il Larry Summers di turno e tutti gli esperti alla Fed adesso ci tengono a continuare a infliggere la pain, collective pain, che poi collective non è, che hanno timore di quello che sta accadendo a livello delle relazioni lavorative, nel senso che c'è tantissime persone che hanno smesso di partecipare alla forza lavoro. Quindi smettere di partecipare alla forza lavoro, esattamente mettere in discussione in maniera certo meno collettiva e politica il fatto che è naturale per noi che la nostra esistenza sia basata sul fatto che dobbiamo presentarci al lavoro per un salario basso e condizioni precarie tutti i giorni della nostra vita. Questo è chiaro, c'è la Great Resignation, che è stato coniato nel 21, del maggio del 21, questo termine, in cui una percentuale, il 3% della forza lavoro americana ha lasciato il mercato del lavoro, c'è una grossa sindacalizzazione di nuovi sindacati, c'è tra l'altro un incremento dei salari nominali. È vero che i salari reali non stanno al passo con l'inflazione, ma i salari nominali in un anno sono cresciuti quasi del 5%, quindi c'è paura a livello della classe capitalista del fatto che in questo momento questo capitale che diamo per scontato non è più dato così per scontato, non è più un dato naturale, ma è messo in discussione ed è contestato, tanto che molta gente si rifiuta di andare a lavorare. E infatti adesso il potere contrattuale è dalla parte dei lavoratori, e questo è il motivo per cui tutti gli esperti si stanno lamentando che il labor market is too tight. Il labor market is too tight vuol dire che c'è più domanda di lavoro rispetto a offerte di lavoro. Vi dico quest'altro dato che secondo me è incredibile. Adesso per ogni lavoratore disoccupato ci sono due offerte di lavoro, ok? Quindi ogni persona senza lavoro avrebbe due offerte di lavoro. 10 anni fa
c'erano quattro persone che si disoccupate che si battevano per un posto di lavoro. Quindi sono completamente cambiati i rapporti di forza a livello tra lavoro e capitale. Certo, poi non stiamo parlando, però il fatto che ci siano tantissimi scioperi, c'è un bellissimo Labor Action Tracker che potete trovare online, fatto dalla Cornell University, che tracca tutti i vari scioperi che ci sono adesso negli Stati Uniti. E sono innumerevoli, è molto interessante, c'è proprio la mappa, ti fa vedere chi sta scioperando. Ci sono tanti, tra cui tra l'altro i miei colleghi alla New School, ci sono degli scioperi che stanno andando avanti in maniera molto seria negli Stati Uniti. Quindi insomma è importante, un messaggio di questo libro è di collegare l'austerità, che noi di solito consideriamo qualcosa di prettamente fiscale o prettamente monetario, con quello che avviene a livello delle relazioni industriali, perché non c'è austerità monetaria e fiscale senza austerità industriale. E l'effetto, il messaggio del libro è: la retorica del pareggio del bilancio e della cura dell'inflazione sono retoriche per uno scopo molto più profondo e importante, che è quello di effettivamente di stabilizzare i rapporti di produzione. Quindi questo secondo me quindi la chiave del libro ci è utile secondo me per capire criticamente quello che sta capitando adesso. È una follia che ci stiamo autoinfliggendo una recessione anche a livello globale? Non è una follia se si considera il fatto che questo capital order, certo, non si sta scuotendo come era scosso dopo la prima guerra mondiale, però comunque in qualche modo è denaturalizzato, e secondo me la crisi Covid ha aiutato a denaturalizzare, appunto per il fatto del ruolo dello Stato. E qua chiudo, però vorrei dire che secondo me il mio primo capitolo, che guarda al ruolo dello Stato all'interno dell'economia bellica, il collettivismo bellico, l'idea appunto che lo Stato, che all'interno del sistema capitalistico deve stabilizzare il mercato, tecnicamente quello è il suo ruolo, se calpesta al di là del limite di quello che normalmente fa, ripoliticizza i pilastri del capitalismo, la proprietà privata dei mezzi di produzione e i rapporti salariati. Quindi, mentre all'epoca li aveva ripoliticizzati perché, essendo lo Stato, era intervenuto come principale datore di lavoro, aveva reso chiaro ai lavoratori che l'idea dello sfruttamento era una decisione politica, perché non era più lasciata alle leggi impersonali del mercato, ma lo sfruttamento era direttamente una decisione dei burocrati che avevano, in un momento in cui di nuovo i lavoratori avevano più potere contrattuale teoricamente, perché durante la guerra c'era molto più domanda di lavoro rispetto all'offerta, quindi legge domanda offerta, i lavoratori sarebbero stati abbastanza bene. Lo Stato era intervenuto esplicitamente per subordinare la classe lavoratrice durante la prima guerra mondiale. Questo sia in America, sia in Inghilterra che in Italia, con l'Italia in maniera più pesante attraverso la militarizzazione dei lavoratori. Questo per dire che lo Stato durante la crisi Covid anche ha ripoliticizzato qualcosa, non è intervenuto come maggiore produttore, però certamente i pochi soldi che gli americani hanno ricevuto come sussidi Covid sono, dal punto di vista ideologico, devastante per l'economia di mercato, perché fanno riflettere le persone che, ma come diceva Giovanni, se lo Stato ci può dare i soldi durante la crisi Covid e noi non siamo obbligati ad andare a lavorare per un salario ridicolo, perché dobbiamo andare a lavorare per un salario ridicolo alla fine della crisi Covid? Quindi capiamo che il ruolo dello Stato è fondamentale per mantenere l'ordine capitalistico, ma è un ruolo che ha determinati limiti, per cui il punto qua è dire: l'austerity non è meno Stato, attenzione, l'austerity è il ruolo dello Stato in una certa direzione, che è la direzione di obbligare tutti a, motto dell'austerità, a consumare di meno e produrre di più. Okay? Questo è il ruolo dello Stato all'interno ed è per questo che io, hai ragione tu che non cito Mayer, ed è un disastro, perché è il motivo per cui ho iniziato a scrivere il libro, e tra l'altro gliel'ho pure mandato, e questa è una cosa che faccio una figura di merda, vabbè. Comunque, a parte questo, è il motivo per cui io mi focalizzo più sul ruolo degli esperti al potere dello Stato, gli esperti che guidano le policy dello Stato, è per capire quali sono effettivamente il ruolo e qual è il ruolo dello Stato come colui che legittima la presa tecnocratica dell'austerità. Ora, lo Stato keynesiano, volevo solo dire una cosa su questo e poi finiamo, lo Stato keynesiano, nel senso, il messaggio di questo libro è: lo statalismo non è la soluzione all'austerità, perché lo statalismo keynesiano
presuppone l'austerity, paradossalmente. Cioè, il mio discorso qua è di dire che Keynes negli anni 20, quando c'era davvero la paura di un oltrepassare questo ordine borghese, che per lui era l'unico ordine possibile, allora stava con gli austeri e diceva alla Banca d'Inghilterra: io sono d'accordissimo con l'indipendenza della banca inglese, quindi questa cosa di togliere dalla possibilità di partecipare alle decisioni economiche la maggioranza era assolutamente pilastro di Keynes, no? Quindi di lasciare all'esperto, di depoliticizzare nel senso di democraticizzare, che è appunto la mia idea. Sono d'accordo che depoliticizzare è l'idea che qualcosa non sia più politico, ma io il gioco di parole è dire: la depoliticizzazione è la mossa più politica che si possa immaginare, perché depoliticizzare fondamentalmente non è possibile. Quando depoliticizzi, quello che in realtà stai facendo è ovviamente asserire la priorità dell'esperto nel controllare il resto. Quindi Keynes, certo, negli anni 30 cambia la sua teoria economica evolve, però secondo me quello che è interessante vedere è che il ruolo dello Stato come arbitro neutrale che garantisce l'ordine sociale borghese, questo è in completa continuità con l'idea di austerity. Quindi paradossalmente il ripudiare la legge SEI e l'idea che lo Stato ovviamente deve aiutare in un momento per boost aggregate demand, per quindi sollevare la domanda aggregata, questo è in continuità con l'idea che in momenti invece di inflazione lo Stato deve intervenire con l'austerità, e questo Keynes lo sostiene per tutta la sua esistenza, che dipende in che fase macroeconomica siamo, ma se siamo in una fase macroeconomica di overheating, come adesso, di inflazione, tutti i keynesiani, compreso Keynes, la sua ricetta era comunque alzare i tassi di inflazione. Quindi quello che voglio dire io è che in realtà il keynesianesimo, il Keynes stesso, mantiene anche negli anni 30 due pilastri dell'austerità. Uno, l'idea che lo Stato deve rimanere, le politiche economiche devono rimanere in mano agli esperti. Quindi la gente comune non deve avere a che fare, non può avere potere decisionale nelle decisioni economiche. Quindi l'importanza per Keynes anche dell'indipendenza della banca centrale, che è un pilastro dell'austerità. E due, comunque il ruolo principe dell'imprenditore come chiave portante della macchina economica, per cui anche qui l'idea di Keynes è che lo Stato deve intervenire per rendere le condizioni migliori per delle aspettative ottimiste degli imprenditori nell'investire. Queste sono due cose che rimangono per tutta la teoria di Keynes. Quindi, e in terzo luogo, il motivo per cui il prossimo libro sarà dedicato al riconsiderare i 30 anni gloriosi, che anche il buon Giovanni ha menzionato, secondo me quei 30 anni gloriosi lì presuppongono molta più austerità di quanto normalmente se ne parli, perché anche lì ci sono dei chiari limiti, come tu sottolineavi, a quello che può fare il capitalismo. Le possibilità di riformare il capitalismo sono limitate dalla paura dell'inflazione, che tu mentre dici come prezzemolo. Certo, gli esperti al governo negli anni 50 e 60 negli Stati Uniti erano terrorizzati dalle possibilità inflazionistiche, e quindi qualsiasi misura davvero espansiva a livello di risorse sociali era sempre guardata come potenzialmente pericolosa per aumentare perché causava l'aumento di inflazione. Il motivo per cui l'unico keynesianesimo storico che si è realizzato è l'accumulazione militare e il militarismo. Quello è stato il keynesianesimo possibile negli Stati Uniti. Perché? Perché se uno invece aumenta l'aggregate consumption della maggioranza, questo può causare destabilizzazione della moneta, che ovviamente è un pilastro portante del capitalismo. Quindi io credo che sia Keynes che i 30 anni gloriosi siano anni da riguardare alla luce della lente che cerco di proporre in questo libro, perché secondo me c'è parecchia idealizzazione di quel momento, ma io credo che il keynesianismo realizzato presupponga una dose abbastanza forte di austerità, perché come che mondo il capitalismo presuppone che la maggioranza debba consumare di meno e produrre di più, e questo è il motto che purtroppo ci portiamo avanti fino ad ora, tant'è che adesso gli economisti dicono che l'inflazione è colpa del fatto che la gente comune sta spendendo troppo, cosa che tra l'altro è anche dal punto di vista teorico sbagliato, però è questo il messaggio che in qualche modo
ci porta ad accettare la deflazione monetaria. Grazie. Allora, a questo punto non mi resta che ringraziare tutti voi che siete intervenuti e intervenuti qua, chi ci ha seguito a distanza, il nostro ricco parterre di discussant che ha fatto un grande lavoro che siamo contenti verrà remunerato consumando, quindi diciamo disertando l'operazione austerità e andando a cena a continuare a parlarne. Ringrazio veramente Clara per aver presentato questo libro, che tra l'altro l'edizione italiana è molto più bella, la copertina, ne potete trovare dei bellissimi esemplari lì nel caso ne vogliate portare a casa uno, e niente, speriamo che il prossimo libro lo ripresenteremo sempre qua quando vorrai. E comunicazione tecnica, la diretta rimane accesa finché io non vado là a spegnerla, quindi ne siete informati e agite di conseguenza. Grazie a tutti e tutti e buona serata. Siamo andati lunghi. Scusate che siamo andati super lunghi per l'audience. Grazie mille, è stato veramente interessante. Mi è molto interessante, tanto non sono riuscita a rispondere a niente delle vostre domande, ma adesso ne parliamo, è molto interessante. Molto. Sì, noi parliamo del tuo intervento finale che conosce il tuo intervento. Esatto. Adesso litighiamo su Keynes, ci sta. Perché io odio molto più Keynes che Pantaleoni alla fine. Perché poi quelli che fanno finta di essere dei musicisti. No, perché qui è un po' BR. Dai, però quelli che dicono che si può fare tutto. Non si può fare niente.